Questione russa. Noi oggi ovviamente stiamo parlando, 22 febbraio, del primo giorno di governo, ma se ci pensate il 22 febbraio è anche il giorno in cui a Kiev, Piazza Maidan, 22 febbraio del 2014, esattamente nelle stesse ore in cui noi giuravamo, a Kiev accadeva ciò che sappiamo, e questo segnò un elemento di tensione crescente nei rapporti tra l'Unione Europea e la Russia. Io trovo che sia, e naturalmente tra la Russia e l'Ucraina e di conseguenza tra la Russia e l'Unione Europea. Personalmente sono tra quelli che crede che si debba implementare l'accordo di Minsk, si debba procedere con grande determinazione in quella strada e che ci siano tutte le condizioni per arrivare finalmente a un completo disgelo dei rapporti. Ovviamente non sarà facile, non sarà semplice, ma la buona volontà dell'Italia va in questa direzione. Ricorderete che noi abbiamo ospitato, quando si è trattato di svolgere in Italia il vertice Europa-ASEM a Milano nel novembre del 2014, un appuntamento importante con i quattro paesi del G7, Vladimir Putin e Petro Poroshenko. In tutti gli incontri che abbiamo svolto siamo andati sempre nella stessa linea. Quindi, se lei mi domanda qual è la mia posizione, io sono per l'implementazione piena del processo di Minsk. Spero che di conseguenza si possa chiudere la fase sanzionatoria al più presto, coerentemente con il processo di implementazione di Minsk. Dipenderà naturalmente dalla buona volontà di tutti. Il 18 giugno sarò a San Pietroburgo, come avevo già comunicato, raccogliendo un invito del presidente Putin, che peraltro ho già visitato a marzo del 2015 al Cremlino. La mia opinione sulla politica internazionale è che sia assurdo non coinvolgere tutte le forze e i paesi di buona volontà in presenza di una minaccia, quella del Daesh, del terrorismo internazionale, che è di una gravità inaudita. Di conseguenza, a marzo del 2015 mi recai a Mosca per parlare con Putin esattamente di questo, in particolar modo delle problematiche dell'area del Mediterraneo. Continuo a pensare che vi sia la necessità di una grande convergenza internazionale, la più ampia possibile, e credo quindi di conseguenza che il ruolo della Russia sotto questo profilo sia molto importante. Naturalmente la Russia deve rispettare i principi di indipendenza e di sovranità dell'Ucraina.